Buongiorno, dopo il cappuccino abbiamo un bel porridge con le isofiugi, la crema di mandorle e un po' di mirtilli e si fa colazione. Come ogni mattina mi è l'ingrato compito di pulire tutto, prendo anche però la mia integrazione e devo sempre fare attenzione se non me la scordo. Appena sveglia, Saccharomyces e Aminodex, quindi aminoacidi e probiotici. A colazione prendo un grammo di vitamina C, un Ultra B, un Ericium, Ashwagandha, due Cetribol e ovviamente insulaminerre per la sensibilità insulinica. Mentre io pulisco e faccio ciò che va fatto, ci sono loro. Ciao! Dunque, nella morning routine rientra anche il preparare le cose, i pasti. Quindi adesso mi faccio il riso, sempre al solito con il cuociriso, che sta con me da 10 anni, questo cuociriso della Tupperware, quindi niente di nuovo. Siamo rimasti senza riso e ho spedito mio marito a comprarlo. Dunque, Ludo testimone, ormai io so sempre quando sta per nevicare, anche senza guardare le previsioni. Il cielo era pulitissimo, c'era quel freschetto proprio da neve e gli ho detto a Ludo, tra poco arriva. Abbiamo appena fatto in tempo a portare Renix fuori a fare una passeggiatina che ha iniziato a nevicare di brutto. Ciao, hai visto? È tornata la neve! Qui ci sono due verdurine per il post-workout. Qui invece ho diviso il riso. Questo lo mangio adesso, quindi è il mio post-workout. Ci aggiungo le verdurine, un pochino d'olio. E questo invece è il riso che mangio a merenda. Quindi ho fatto una schiscetta, ci aggiungo l'olio e un po' di sale, perché non saremo a casa, quindi me lo porto fuori. Ecco il risultato finale e me lo pappo di sta neve. Non ti sgrulli, immagino. Uscire? Vai! All my friends, it's for real, till the end. Numbers on my phone, they keep calling me. Girlies at my shows, why they all on me? I don't want them, no, get them all off me. Say say that for hell, she'll cause you see. Four cars deep, we'll come through on a late night. Chicken spot, wings and fries, we call that a day night. Lights on, sold out, I don't have no stage fright. Knew that I was built for this forever, ever. Buongiorno, oggi è il giorno dopo, è domenica mattina. Sono andata a fare la spesa alla Lidl, infatti in fretta e furia facciamo una svuota la spesa, così vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ieri alla fine siamo stati in una cittadina qui vicino a vedere una casa, ma non ci è piaciuta, quindi prendiamola come una passeggiata fatta. Questa mattina un po' di lavoro da fare, però ne ho approfittato per andare alla Lidl. Abbiamo speso 53 pound. Vi faccio vedere un po' di spesetta che ci serve per la settimana. Porro, che lo trovo meraviglioso, soprattutto non aggressivo come la cipolla, quindi per alcune ricette lo preferisco. Una tonnellata di riso basmati, che è veramente economico alla Lidl, costa un pound e 20, davvero niente male, e io e Ludo ne abbiamo tanto bisogno. Ne abbiamo presi, mi sembra anche un po' di più, 1, 2, 3, 4, 5 kg, 6 e 7, ok. Poi, altra cosa che mi piace tantissimo alla Lidl è la verdura. Qui in Inghilterra, come sapete, la verdura è di importazione e qua arrivano cose dalla Spagna che non sono male alla Lidl, quantomeno riesco a trovare, a parte le banane, che vabbè, le zucchine, e sono freschissime, visto che non posso sempre mangiare broccoli, broccoletti, cavoli, e quindi base ci sono questi, insomma, verza, eccetera, vada di zucchine alla Lidl. Poi, detersivo per i pavimenti, che è delicato con gli animali, con le zampette degli animali, e una busta l'abbiamo fatta.
Bell'ananas che vado a mangiare sia post workout sia a cena, in totale 250 grammi al giorno. Poi Ludo si è preso due mix di spezie e uguali, che è chicken casserola di pollo. È molto buona per il brodo, per insaporire pollo, carne bianca, niente male. Sempre per Ludo riso soffiato, lui di solito lo prende a volte anche per post workout in questo periodo effettivamente, o comunque pre workout. Io invece ho preso la mia amata avena scozzese, e si fa rapidamente perché non è quella completamente integrale. Sapete che l'avena si trova in con vari livelli di lavorazione, no? Ci sono i chicchi interi, eccetera eccetera, e questa è molto rapida, quindi il porridge si fa in fretta. Poi una tonnellata di patate dolci, che solitamente preparo a cena insieme al pesce. Tre patate dolci. E infatti abbiamo ecco qui salmone scozzese molto fresco. Il salmone scozzese è fantastico, ce l'abbiamo a due passi la Scozia, quindi ne approfittiamo. Raspberry surgelate, perché quelle fresche non mi piacevano, non avevano una bella faccia, quindi ho optato per un po' di frutti rossi surgelati. Altre zucchine, poi del pollo free range, non amiamo prenderlo alla Lidl, però insomma alla fine l'ho preso, è comodo. Questa volta do una chance al pollo free range della Lidl, perché ho... Diamo anche una chance al pollo free range della Lidl. E poi, non molto interessante ma sicuramente tanto utile, carta igienica XXL pack, sono 24 rotoli, l'abbiamo pagati 8 pound, quindi direi super conveniente. E ci siamo, questa è la spesa, 53 pound. Alla fine alla Lidl si spende bene, che ne pensate? Tanto poco? Non abbiamo preso niente di particolare, penso tutte cose che trovate anche in Italia, parte forse l'avena, oppure sì, forse giusto l'avena non trovate. E niente, adesso metto tutto a posto e poi comincio a lavorare. Il bollitore è la svolta, ha già fatto il suo lavoro. Adesso mi preparo per pranzo una bella pasta integrale. Questa è molisana, penne rigate integrali, che stanno benissimo con i gamberi, le zucchine e il porro. Utilizzo il pelapatate, perché così vengono sottili sottili e si fanno in pochissimo tempo. Ecco qui, ho tagliato finemente anche il porro. Adesso padella antiaderente, un po' d'acqua, si mette tutto dentro e si copre. Dopo circa 6-7 minuti è così, aggiungo sale, un po' di curry e questo che è black onion, ci sta benissimo. E buon appetito! Passeggiatina dopo pranzo per sfruttare il fatto che non sta piovendo. Non andare dai lama. Non andare dai lama. Lama. Non andare. Sì. Sta nel letargo. Lascia stare il lama. Ci sono i lama. Lasci stare il lama. Godetevela, la arresteranno prima o poi. Allora, ti ho detto, niente lama. No, ci sono. No, ok. Guardi intorno. Scotti. Certo, perché così rompi i coglioni pure. Questi animali, poraccio, si sono svegliati stamattina, vogliono stare tranquilli. Stai coccolando, li torturi. Ma che motivo? Non si scarica mai questa.
Si è scaldato così tutto il giorno. Già, no, ha detto che devo camminare. Tutto il giorno. Solo che non mi ha spiegato quanto velocemente camminare. Tutto il giorno. Dove stai andando? E là. Dove? Non lo so, ci sono gli alberi, le ghiande. Ci saranno gli scogli. Oddio, poracci, li lasci stare. E la cosa che lascia ancora incredulo è che questo è un parchetto di quartiere, di un quartiere che si chiama Norton. Niente di più. Come si spegne? Niente. Andiamo a casa? No! Eccoci qui, il weekend ce lo siamo lasciati alle spalle, è lunedì, quindi vediamo di partire al meglio per questa settimana. Mercoledì ci faranno sapere gli sviluppi per quanto riguarda la situazione Covid qui in Inghilterra. Per il momento facciamo il nostro. È stato piacevole vloggare nel weekend, 2 giorni. Chissà, magari la prossima volta facciamo un weekly vlog, una settimana intera, ogni giorno qualcosa, quando succede qualcosa di interessante, magari qualche ricettina. Fatemi sapere se è un contenuto che vi può piacere. Adesso aggiorniamo Rhino Nation, che è il nostro portale in cui trovate i nostri log, mio e quello di Ludovico e anche quello degli atleti Rhino Nation. Vi auguro a tutti una buona giornata, indipendentemente dal fatto che sia lunedì, che sia mattina o sera. Buon proseguimento a tutti, noi ci vediamo al prossimo vlog.